Ci siamo? Oh, bella lì, bella lì. Allora, facciamo un po' di pulizia, perché per fare tutto ciò richiede in seguito aggiornamenti di Windows. Quando ne abbiamo oggi? 23 giugno? Uè, giusto. Ok. Allora, Windows X lo mettiamo a posto. Windows Butterfly lo mettiamo a posto. Il pezzetto ce lo teniamo che non si sa mai. Allora, il mio super... Questo mi serve. Il mio super computer di backup lo mettiamo a posto. Poi, lo mettiamo a posto, lo mettiamo qua. Allora, mentre lui lavora, lo spazio ci abbiamo già finito, ma è bravissimo. Allora, mentre lui lavora, nosotros allora. Cliente One se n'è andato in vacanza e quindi quando dorme gli dà il computer. Ok. Tu ti metti, anzi non anche qua, ti metti un po' più là perché ho bisogno di spazio a favore delle telecamere. Allora, tu ti metti qua. Ok. Filo ne abbiamo in abbondanza. E qua sulla scena entra in scena. Mamma mia quanto pesa. Eccolo qua. Allora, questo è un vero e proprio mattone. Questo si può utilizzare per fermaporte, fermacarte, per fare male a qualcuno, per fare una rapina. È perfetto. Allora, questo qui ha un Intel centrino. Cioè, non è buono neanche come calcolatrice. Però è già su Windows Vista, che non ci stava neanche Google Chrome sopra, dice, non si installa, però è un bel computer, bello, monitor è carino, poi il resto lo si può anche. Io ho suggerito, installa su Ubuntu, vediamo come va. Se funziona Ubuntu, installiamo l'ultima versione, la 20, io forse ho la 19, mi interessa proprio. E se funziona, almeno gli installiamo sulle cose principali, come Zoom, che gli potrà servire per i bambini. Meeting, Google Meeting, quello che si usa di Google, quello che si usa di Microsoft, le cose basilari per portarlo avanti. Cioè, veramente questo andrebbe cestinato e basta, però, oh, se mi senti, andrebbe cestinato e basta, però. Magari il figlio lo usa, lo dirà in fronte al padre qua, però magari lo usa. Speriamo che non lo usa per fare del male. Allora, purtroppo saranno quindi, se il computer ha 15 anni, sono 15 anni che non viene pulito, quindi dentro c'è. Adesso io prima di pulirlo lo provo, perché se installo Ubuntu e non si installa neanche. Bundu. Backup fatto. Allora abbiamo qui un live che però non mi ricordo che versione è. Adesso la metto dentro e vediamo. Che se siamo, andiamo a controllare su internet a che punto siamo. Ci vuole l'alimentazione se no non parte niente. Non è un motore a scoppio.
Dimmi che sei di qua, dimmi che sei di qua, sei di qua. Bel computer comunque, molto costoso nel 2008. Allora andiamo, abbiamo Ubuntu 15, troppo corto, troppo in là. Server. Windows 8. La denuncia proprio Windows 8. Fammi fare a me, fermati. Allora, System Recovery F11, BIOS, Boot Device Options, F9. Internal, not verbatim store. Vai. Favori telecamera. Intanto qua. Allora. Facciamo direttamente il bisogna anche la tastiera. Fratello? Fratello? È già partito? Sono già passati 10 secondi? Passati 10 secondi? Non mi sembra. Ah, tra l'altro non funziona neanche la wireless qua. Cioè, quindi proprio stata colpa mia, suggerito io di farlo. Quindi, però è bello, c'ha un bel video, proprio bello, proprio video, è proprio bello come video, cioè ti puoi guardare un film e basta. Vabbè, intanto che lui va, che poi abbiamo anche un disco, dove ci metteremo, questa live la faccio proprio totale, 7 ore di installazione. Invece quest'altro ci andiamo a scaricare, visto che siamo qua, ci andiamo a scaricare i drivers. A meno che non c'è, se ci fosse la rete quella, se fosse funzionante a me, perché quando si installa Windows X, allora andiamo a vedere, allora la batteria è esaurita, quindi niente. Wi-Fi not connect e la Wi-Fi router. Oh, tu guarda, è funzionante. È funzionante. Quando si dice a volte ritornano. Chi lo dice adesso che funziona? Ho fatto anni andare con il cavetto. Vabbè, intanto che lui si connette, vado a vedere. Voi ci vedete? Ci vedete tutto? Vedete niente? C'è il riflesso del bosco dietro, bellissimo. Voglio terminare. Bravo. Andiamo a vedere che versione di Ubuntu ha. Ah, 19.10. Ma sì, dai, installiamole e basta. Via. La voglio installare e basta. Tanto qui col disco ci metterà italiano. Vuoi guardare le note di rilascio? No, non so leggere. Italiana, tastiera italiana, certo. Installazione normale. Scarica gli aggiornamenti durante l'installazione. No. Installazione minima. Installazione normale, browser web, strumenti, software d'ufficio, giochi e riproduttori multimediali. Installazione minima, browser web e strumenti di base. Non ci sarebbero i software d'ufficio. No, dai, almeno un OpenOffice. Ok, adesso si chiamano LibreOffice. Installiamo. Ha funzionato la WiFi, eh? Pare funzionante la wifi. C'è un Bing, ping pong, www.google, funziona. Wow, che fortuna. Vabbè, allora intanto che lui va, cosa è acceso?
Ma prima ho sentito un biribip, ma cos'è? Volete favorire? Volete favorire? Allora, installa accanto o cancella il disco e installa Ubuntu? Cancella il disco e fa Ubuntu. Cifra l'installazione. Ma no. Sei sicuro di voler continuare? Sei di Roma? Quasi. Scegli il vostro nome. Privacy. Sono solamente io il nome. Privacy. Però a me sto nome mi serve. Perché se questi si dimenticano tutti, io qua non c'entro più. Vabbè, ma poi me la scrivo. Privacy. Allora, te tu te ne vai a posto, te tu te ne vai a posto. Intanto che voi guardatevelo tutto, io vado a scaricare i driver per l'altro, che è un Asus. È un Asus vatte la pesca. C'è scritto X54H. Intanto, ma non sbirciate. Intanto io mi scarico i driver, faccio vedere come si scaricano i driver. Si va sul sito del produttore. Si va sul sito del produttore. Si schiaccia supporto, supporto e assistenza, comunque si trova la sezione driver, supporto e assistenza, si scrive il prodotto o lo si cerca a mano, io mi sono già dimenticato perché io ho la memoria di ferro, che però il ferro, mi hanno detto che si magnetizza, X, una lettera alla O, 54H. Trovato problemi, bisogna andare nella parte driver, supporto esistenza, driver, PC desktop, Windows 10. Se neanche il sito di Asus sa dove sono i driver, lo chiede da Google, perché Google lo sa molto più meglio. Avevamo detto tipo questo. Cerca, trovato. Eccolo qua. Driver utility. E poi si scarica e si installa. Cioè sicuramente serve il driver della scheda wifi o della scheda di rete. Così poi si fa tutto bene. Seleziona il sistema operativo. Ah, vedi che però c'era il 64 bit. A me mi ha fatto installare il 22. VGA driver, salvo LAN driver. Allora, lo faccio tutto, mi salvo. Vabbè. Io installo il wifi driver, utility wireless driver, e poi mi sposto a fare tutto di là perché non c'ho voglia. Nome in codice. Salva. Opera. Mamma mia, ultimamente sto computer, sta connessione non va proprio. Ma è possibile? 21 mega, ci ha messo 2 secondi, di cui un'operazione fallita. Poi si installa una chiavetta USB che io ho da 1000 giga, perché mi piacciono tanti giga. Si trova il driver, si dezippa il driver, che se no arrivi di light, no beh zip ce lo dovrebbe fare, si copia il driver, si installa sulla chiavetta appena installata che si chiama recovery, si sbatte lì dentro da qualche parte, si attende e ci si sposta. Prima è il caso di fare un espelli se c'è la possibilità di farlo, altrimenti se in questo caso il computer
Non si è accorto che è una chiavetta, ma lo ha identificato la chiavetta USB come un hard disk installato diretto. Si stacca. E poi si arrabbia, che dice: ma come tu quel giorno? Chi è? Lo sento, ma non lo vedo. Guarda! Pronto! Oh, dimmi tutto! La segretaria non l'ascolto. Ma perché tu mi lasci i messaggi in segreteria? Allora scusami, adesso chiudo e vado a leggere la segreteria. Dimmi tutto. Ok. È la segreteria, la PEC, te l'ho rinnovata. Sì, scadeva il 24, te l'ho rinnovata il 22. Certo che me l'hai pagata, ti ho fatto anche la fattura, non ti è arrivata? È elettronica, ti arriva col piccione viaggiatore, no? È partito. Alfredo, Alfredo, Roberto, giovedì sono lì in zona che c'è qualcuno che mi offre caffè. Giovedì sera però. Ah. Però ricordamelo. Tu no, io ce l'ho sicuro l'appuntamento lì, non so a che ora. Ma sono già lì, non so a che ora, ma sono lì, ma non so alle 6. Sempre col solito ragazzo dell'altra volta. Ma di chi stai parlando? Ma di chi stai parlando? Stilista? Ah, che c'aveva sulla mascherina, parlavate di quello. Ma se lo dici tu? Se stavate parlando voi, io non c'ero. Vabbè, vai avanti. Bevevo il caffè io, no? Bravo. Va bene, facciamo un giro di WhatsApp. Certo, ma tu non devi andare in pensione. La vuoi smettere di lavorare? La vuoi smettere di lavorare? Allora vedi che avevamo ragione noi a fare tutte le cose che dovevamo fare, i siti web, le pianificazioni. Allora prendi sta pensione. Mi sembra giusto. Vabbè. Giovedì sera. No, resta lì, che fai? Ti muovi. Sarà sempre. Non lo so, ti faccio sapere. Tu come lo sapevi? Facciamocelo sapere. Tutto. E infatti non mi ricordo neanche con chi sto parlando.
certo. Ciao. Ciao, ciao. Vabbè, sono cose che capitano. Allora, abbiamo intanto installato la wireless sull'altro computer. Qua sta installando, quindi qua sta installando il suo Ubuntu 19.10. Invece sull'altro computer del laboratorio di della live di prima sto installando i driver. Che però io adesso, cioè, ho installato solo il driver della Ho installato solo il driver della scheda di Wi-Fi e poi tutti gli altri driver me li faccio tirare di dritto automaticamente. Automaticamente non, no, no, perché automatico Windows 7 non fa niente di automatico. Però chroom, dai, almeno chroom trovano, no? Chrome per computer desktop. Ok. Ok. Stai zitto e stavo. Ma quanto era veloce il Windows 7? Da formattato, poi 12 secondi dopo. Boh. Qui cosa sta facendo di bello? Configurazione hardware. Stanno tutte cose scritte così che non si capisce niente. Vabbè. Più che altro a questo gli servivano le riba. Almeno le riba. Un po' di riba gliele devo ritrovare. Qualche chilo. Che caldo oggi. Poi con tutti questi computer accesi. Tira neanche la. Oggi devo andare in bicicletta e non tira vento. Ieri tirava vento. Asus Driver e basta. Andiamo sul sito di Asus Driver, centro di download, e poi cerchiamo X54H come abbiamo fatto prima. X54H lo troviamo, lo identifichiamo, lo selezioniamo e scarichiamo tutti i driver. Selezionare il sistema operativo. Accedi che hai bisogno di aiuto? No. Tipo di prodotto. Serie il modello del prodotto. Aspetta, non l'ho ritrovato. Eccolo qua. Driver utility. Poi. Accetta i cookie. Seleziona un modello diverso. No, va bene questo. Windows 73 32 bit. Ok. VGA driver. Scarica. Poi, BIOS driver, audio driver, scarica. Poi, LAN driver, scarica. Card reader, scarica. Pointing device, scarica. Others, scarica. Scusate, cosa si intende per others? Scarica. Utility, si intende per utility? Instant on, non scarica. Wireless, già scaricato. No. USB, scarica. Chipset, scarica. Scarica. EMI and safety. Hotfix. Basta, finisce qua. Spiace. Dopodiché, una volta scaricati i driver, si estraggono col tasto destro, estrae tutto una alla volta senza correre, e si
trova il pulsante setup e si fa setup. E lui fa il setup. Stiamo installando il CarReader. CarReader. Card reader, poi chipset, tasto destro, estrai tutto, estrai, qui c'è un install to tool, installiamo, sei sicuro di voler installare, certo, programma di installazione, avanti, software accetti la licenza sì, avanti, 2011 l'ultimo driver, dove l'ho letto? Lo sono perso. Cosa è scritto qua? 2011 sto computer è ancora in vita ed è ancora in vita. Vabbè, da qualche parte l'ho letto 2011. Fare clic su avanti per avanti, riavviare, no, non riavvio, non posso riavviare. Micro USB card, installa la micro USB card. Vuoi riavviare? No, non voglio riavviare, non c'ho tempo per riavviare. Poi LAN Atrios estrae e installo applicazione installa LAN driver, vuoi installare LAN driver? Sì. Basta, poi ci abbiamo il May Intel Win che non ho la più pallida idea di cosa sia, estrae se tutto. Vuoi setappare, sì. Intel Frameworks, installa centro di controllo Intel. Installazione completata, per attivare le nuove impostazioni necessarie per avviare il sistema, no. Contratto di licenza accetta. 2005-2010, quindi qua... Questo 2010 ce l'ha tutto, anche perché l'Intel i3 non penso sia stato fatto nel... Quello lì che è un centrino sarà un 2008, 2007, 2005, 2000 anche. Mamma mia, che roba brutta. Avanti, fine. Poi, torniamo indietro, chiudiamo. Ci manca ancora il touchpad. Qualcosa non ho scaricato qua. Il Bluetooth. Lo prendi. Poi, cos'è che non ho scaricato qua? Poi, touchpad synaptic, estrai tutto, estrai e setup. Benvenuti, avanti, accetto il contratto, avanti, eccola che è partita la ventolina. Oh, l'ha ritrovata, riavvia in seguito e vai, un'altra installazione fulminea, USB 3, estrai, c'è pure l'USB 3, pensa te, installa e uccidi, e poi la cosa più importante di tutte che andava fatto per primo, il VGA driver. Caricamento dei pacchetti, ma non avevo messo che non dovevo scaricare i pacchetti. Fanno proprio quello che vogliono. USB root hub. Yeah! E ultimo, ma non per importanza,
VGA driver, ovvero il driver della scheda video, per poterci permetterci di guardarci meglio. Vuoi veramente seguire? Sì, sei sicuro? C'è, avanti. Windows, impossibile verificare l'aurore. Ah, fatti, fatti. Poi avremo ancora il Bluetooth driver. Bluetooth. Finito? Ok. Allora facciamo l'ultima installazione. Bluetooth, manco Bluetooth e poi basta, poi riapriamo il computer e vediamo se si accende. Bluetooth Suite. Installa Bluetooth. Sei sicuro di voler installare Bluetooth? Sei sicuro che c'è il Bluetooth? Perché io non lo vedo, però lo dici tu. Non vedo niente di blu qua. Avanti, fine, avanti, installa, fine. Ok. Pensate che sto computer c'ha il telecomando. Il telecomando. Cioè serve per telecomandarlo. Molto probabilmente aveva il telecomando per il DVD. Dove l'avete mai visto un telecomando, un computer? C'ho anche in macchina il telecomando. Io non ce l'ho neanche a casa il telecomando. Neanche per la TV ce l'ho. Oh, tu vuoi vedere che puoi Bluetooth tutto questo tempo? Tu il resto bello facile, Bluetooth. Da quanto sarà utilizzato il Bluetooth complicato. Chiudi questo, pronto per il riavvio. Qua! E c'è stato un problema proprio con il Bluetooth. Oh, guarda caso. Guarda caso. Guarda caso. Sapevo io che era Bluetooth. Sempre saputo io che era Bluetooth. Ma che stai facendo? Esecuzione di comando di post installazione Linux Image. Vabbè. L'installazione è completata, l'installazione è terminata. È possibile continuare a provare, riavvia. Stacchiamo la chiavetta, prima che me lo dice lui. Vabbè, aspettiamo come lo dice lui. Adesso lo dice, dice: per favore, stacca la chiavetta perché ti vedo. So chi sei. Adesso lo dice, eh. Adesso lo dice, eh. Sicuro che lo dice. Cioè, l'ha sempre detto. Tacco. Windows è stato ripristinato in seguito a un arresto imprevisto del sistema. È tutto. Dai, stacco.
Adesso vado e disabilito il Bluetooth, così. Così. Come si faceva qua per avere il sistema? Allora, Windows Professional. Il codice prodotti di Windows 7 Professional digitato non è valido per l'attivazione. Per attivare Windows sarà necessario utilizzare il sistema telefonico automatico. Avete mai chiamato a Microsoft? Adesso faccio vedere, faccio una telefonata a Microsoft. Microsoft Italia. Chiamare l'800 53 1042. Vai. Ubuntu. Salve. Per aiutarci a migliorare la qualità dei nostri prodotti, servizi e formazione, questa chiamata potrebbe essere registrata. Inoltre, le consociate, le filiali e i fornitori di servizi Microsoft in tutto il mondo possono accedere alle informazioni raccolte durante questa chiamata. Si acconsiglia il fatto che questa chiamata potrebbe essere registrata o monitorata, premi 1. Altrimenti, per continuare senza che la chiamata venga registrata o monitorata, premi 2. Anch'io vi sto registrando. Grazie. Questa chiamata non verrà registrata o monitorata. E io posso registrarvi? Prima 1. Per attivare Office per Mac, prema 2. Per Mac? Per altri prodotti Office. Per Mac? No? In caso contrario, prema 2. Come dire da ma veramente bella questa cosa. E poi cosa faccio? Le abbiamo inviato un messaggio di testo. Se ha ricevuto il messaggio, cannot get the white page. Oppure vi agganci. In caso contrario, attenda qualche istante. Ma pensate, questi che si sono inventato e comunque non funziona. Si sono inventato questa roba e comunque non funziona. È disponibile una nuova versione di Ubuntu. È fortunato l'avanzamento? Guarda, io direi di no, perché così ce lo teniamo funzionante. È stato rifiutato l'avanzamento, sì, e non l'aggiornare più, fatti gli affari tuoi, non ti permettere mai più. Ok. Account online salta. Allora, Ubuntu si installa, anzi si è installato. Adesso vediamo se riusciamo a installare. Allora, dobbiamo installare Google Chrome, ma penso sia facile. Allora, dobbiamo avere Ubuntu Software, come funziona? Cerca Chromium. Allora, la wifi funziona, per cui siamo a posto.
Chromium, installiamo Chromium, la versione di Chrome di Google gratuita, mettiamo la password e si sta installando. Poi Zoom sicuramente non si installa dal software manager. Bravo, Samuel. Zoom! Cerca. Impossibile installare Zoom Chromium. To early for operation device not yet seeded or device model not acknowledged. Knowledge. Unknowledged. Perché non acknowledged? Dai, era così bello. Ah, non ho già. Non acknowledged. Not acknowledged. Cioè, questo che gli dico che non ci sta là. Deve esserci un modo per farlo funzionare. Ho sbagliato io a cliccare sicuramente. Registratemi pure. Ma no! Al suo telefono cellulare. È possibile che il suo operatore locale le addebiti i costi per il messaggio e il traffico dati. Ma perché a me? Se sta chiamando con un telefono cellulare abilitato ad internet, prema 1. Se desidera rimanere nel sistema di auto aiuto audio, prema 2. Ok, continuiamo con il sistema di auto aiuto audio. Ok, ora guardi lo schermo. Le chiederò di comunicarmi. Le chiederò di comunicarmi un gruppo alla volta. Per favore, inserisca le cifre nel gruppo 1. Vedete che è facile, eh? Ho sbagliato. Siamo spiacenti. Il gruppo di cifre inserito non è valido. Per favore, inserisca il primo gruppo di cifre. Grazie. Perfetto. Ora inserisca le cifre nel gruppo 2. Non ce la faremo mai. Poi inserisca le cifre nel gruppo 3. Ora inserisca le cifre nel gruppo 4. Cioè, no, la domanda è: dovevate per forza mettere 9 gruppi di cifre? Era proprio necessario? Per il prossimo passo, inserire le cifre nel gruppo 5. Era proprio necessario? Ok, inserisca ora il gruppo 6. Benissimo, per il prossimo passo. Prego. Attende un attimo.
controllo. Leggerò l'ID di conferma. Dovrà usare la tastiera per inserirlo all'interno dei blocchi vuoti che visualizza sulla parte inferiore della finestra di attivazione. Man mano che leggerò ciascun gruppo di 6 cifre, le dirò in quale blocco inserirlo. Ora prenda il mouse e posizioni il cursore sul blocco A. Non ce l'ho il mouse. Appena avrò riletto l'intero ID di conferma, avrà la possibilità di riascoltarlo. Se è pronto per cominciare, prema 1. Se ha bisogno di... Il blocco A è 4, 3, 5, 1, 0, 3. Poi guardiamo. Cos'era la voce? Il blocco D è 5, 6, 5, 5, 2, 6. Il blocco E è 6, 0, 7, 5, 1, 3. Non fate il mio lavoro. Se avessi sbagliato? Il blocco D è 2, 8, 9, 7, 4, 3. Non è un lapsus. Il blocco H è 0, 5, 2, 8, 7, 0. Per ripetere l'ultimo blocco, prema 1. Se ha terminato, prema 2. Yeah, ho attivato Windows! Ho attivato Windows 8, mamma mia che parto! Ma vedi se è possibile. Allora, siamo ritornati su Chromium installato, va bene, avvia Chromium. Installiamo Zoom e vediamo se funziona Zoom. Se funziona Zoom, possiamo ridargli il computer al signore. E staccati. Mamma mia, Zoom download. Choose Linux Type, Ubuntu, scarica 64 bit, versione maggiore della 14, sì, scarica. Ok, e poi gentilmente mi dice anche come si installa, che non me lo ricordo. Vabbè, forse si clicca sopra e si installa. Niente di più semplice, conserva, schiaccia su. Allo? Sì? Vediamo che dice. Aia. Vuoi installare Zoom? Certo! Metti la password. Allora, mi serve di installare Zoom e vedere se funziona la webcam e il microfono, e poi siamo a posto, la parte peggiore è fatta. Perché LibreOffice c'è su, navigazione c'è su, internet funziona, la tastiera dovrebbe funzionare, il mouse funziona. A posto, ed è pure abbastanza veloce, eh?
Poi c'è già la versione di Zoom 5.1, quindi già non è la 4, è già la 5. Allora, Zoom è installato, adesso lo richiamiamo, per richiamarlo premiamo qui, zoom, applicazione di Zoom, ok, vediamo come facciamo una prova di un meeting, join a meeting. Mo se creo il meeting qua, che succede? Si blocca tutto. Allora facciamo un join, vediamo, apriamo a caso. Allora facciamo un new meeting, ok, fammi vedere. Faccio vedere il, allora 933 0495, ok, join this meeting not valid, ho sbagliato. Password, top 417, join meeting, I agree, join with, hey, funziona la webcam, please wait. Ah sì, devo aggiungere qua. Ok, sei arrivato. Admit. Senti? Si sente lì in fondo? Connecting. Io l'ho vista per un secondo. Si è bloccato tutto. Ce l'avevamo quasi fatta. Si è bloccato sul più bello. Non risponde più. Caldo ma non caldissimo. No. No, che peccato. Meeting for all. Batteria non funziona. Allora tu vai via. Tu torna a casa. Allora,
cominciamo a dargli un po' di respiro. Poi dite, come faccio a ricordarmi dove metto le viti? Cioè, dove vanno le viti? Come faccio? Uso questo schema. Tolgo i pezzi, tolgo le viti e le metto esattamente come le tolgo su un ipotetico computer che fosse qua, no? Quindi, questa vite qua, questa qui, che non si vede, l'ho messa ipoteticamente all'altezza di questo. Quindi dopo, quando lo rimonto, so che a questa altezza c'è una vite. Il problema è ricordarsi se è una vite superiore o una vite inferiore. Se è una vite del... Però lì c'è ancora un altro metodo. Allora, questa è andata, questa è andata, questa è andata, questa è andata, tu ti devi solo togliere. Ok, questa qua ad esempio è una vite di questo, glielo metto dentro, lo metto qua e non lo tocco. Dopodiché sopra questo metterò tutte le viti che escono da questo comparto, così mi ricordo che le devo mettere dentro prima. Allora qui abbiamo le RAM che sono calde, abbiamo la scheda VLAN, questa è la Wi-Fi. Abbiamo una cassa qua sotto, abbiamo una cassa qua sotto. Allora, prima di tutto stacco l'hard disk, il DVD. Il DVD lo stacco e la sua vite la metto vicino dove c'è lui. Poi qui, sotto il DVD ci sono due viti, quindi stacco vite 1 e gli... e gliela metto sopra, così capisco che prima di mettere il DVD vanno le due viti. Poi stacco l'hard disk, così c'è una marea di viti sto coso. Poi comunque alla fine si fa come le viti dell'IKEA. Quando avanza una, prendo un goccio d'acqua. Hard disk, mettiamo qua. Poi, prima di toccare l'hardware, ci scarichiamo elettricamente. Con lo scaricatore che ho qua, che voi non vedete. E poi togliamo tutte le viti. Allora, questa va sopra qui, lo mettiamo qui. Questa non se ne esce. Chi è? Cino? Mazza quante viti, eh. Quasi meglio però, vuol dire che si scastrerà più facilmente.
Poi su ogni computer ci sono iconizzate, quindi disegnate, le icone, ad esempio qua c'è della wifi, qui c'è della tastiera, quindi significa che qui trovo la wifi, la scheda wifi, qui trovo la vite che sgancia la tastiera, che c'era anche qui, trovo le viti in teoria che sganciano le tastiere, quelle denominate M2.5 e 3.0. Le altre tengono, qui c'è l'iconcina del disco fisso, ma qui c'è la possibilità di mettere due dischi su questo computer. Che ce ne facciamo? E ad esempio, questo è un bel computer comunque, anche se c'è la sua età, cioè i computer che costavano tanto erano ingegnerizzati bene, però purtroppo, perché sennò non durava 20 anni, solo durava 2, 5 al massimo. Comunque un computer da 1000 euro, non penso sia un computer di 5 euro, neanche da 3000, 700-800 euro costava, in tempi giusti. Comunque io ce l'avevo uguale, più piccolo, 13 o 15 pollici, sempre con Linux, è durato un po'. Allora, mo ho tolto quasi tutte le viti, ci sono sicuramente delle viti nascoste, devo staccare la schedina qua, qui le hanno fatte uguali, le hanno fatte uguali, facciamogli una foto, prima che mi dimentico come va. Come vanno i due cavetti? Sì? Certo! Non sbattete le porte. Allora, qua tutte le viti mi sembra che sono andate, ma sicuramente c'è quella di cui non vedi, che non vedi, che non ricordi, che non sai, che è lì attaccata. Boh, adesso proviamo a staccare. Purtroppo prima di tutto devo vedere, allora, questo qua è un HP, dove l'ho letto, Pavilion DV7. Allora, andiamo a vedere. WhatsApp, yo WhatsApp. Allora,
sicuramente devo togliere anche questo. Mi raccomando, devo togliere anche questo sicuramente. Devo staccare questi. Questa è la scheda Wi-Fi, si può sostituire se si rompe sul computer, ovviamente con una compatibile, e di solito sono difficili da trovare. Punto. Sono viti? No. Boh, quindi... dovrebbe staccarsi prima questo qua. Avevo il petro, dove l'ho messo? Ci arrivo qua. Ho detto, lo metto qua, sono messo qui. Eccolo qua. Allora, una volta che dico lo metto a posto, mi sono ricordato dove l'ho messo a posto. Allora, dovrebbe sganciarsi con molta cautela questo qua. Chiaramente qua. Ma questo non è tutto un pezzo. Nel caso qui potrebbero essere altre viti che non si vedono. E mi sa che ci sono pure, quello è il bello, perché mi sembra di vederla la vita. Quindi questo deve staccarsi. Dovrebbe staccarsi. Proviamoci. Vediamo che dice. Vediamo se si stacca. Allora, qui cede e qui un po' cede, qui un po' cede. Un po' cede.
questo si deve forza aprire da sopra. Questo si deve forza aprire da qua. Anche qua c'è. Ragazzi, non c'ho tutto questo tempo io. E ti devi aprire. Ti devi aprire. Vabbè. Mi sa che lo apro. E poi al massimo vi spiego come ho fatto. Bisogna trovare la parte dove cede per capire dove sono allacciate le cerniere. Per evitare di spaccare tutto, ma questo, dato che non è mai stato aperto, nella maggioranza dei casi si spacca la tastiera, cioè questo qua sulla tastiera ci sono ancora sei viti staccata la tastiera, ci sono ancora altre 4-5 viti che tengono tutto sotto. Molto probabilmente questo si stacca, dà la possibilità di staccare la tastiera, che dà la possibilità di staccare questo, quasi sicuro così, però che ci riesca in un secondo, in teoria si stacca qua a mano, però non voglio forzare, quando non ne sono sicuro al 100%. Vado a vedermi qualche video guida. Se la trovo, diciamo che mi do altri 10 minuti, dopodiché infatti si tira qualcosa su. Si tira questo su e si tira solo se sotto le viti sono tolte. Allora, qua sono tutte tolte. Allora, per essere proprio sicuri, bisogna pure staccare queste, vedere se sotto non c'è una vite. Ok, sotto al piedino non c'è una vite, quindi si dovrebbe strappare. C'è qualcosa, no? Boh. È brutto quando non cedono, che non sai mai se stai spaccando tutto o se è giusto.
riesco a stare la roba qua. Mi dispiace, ci vediamo alla prossima puntata.